Buonasera a tutti, amici, compagni, ben trovati, siete qui perché dobbiamo parlare di un libro. Io mi chiamo Franco Foschi, sono semplicemente un lettore che ha provato un entusiasmo profondo per un libro e per ringraziare l'editore Alegre che ci ha messo nella possibilità di leggerlo, ho scritto una recensione. E questo ci ha permesso di metterci in contatto e trovare un punto comune, quello di parlare di questo libro, perché tanto come è stato amato dall'editore che ha voluto assolutamente pubblicarlo e da me che sono un lettore e l'ho letto, abbiamo voluto con grande piacere incontrare gli autori di questo libro e anche avere con noi in questa specie di forzatamente, diciamo così, distante, immateriale conferenza pubblica, anche un conoscitore, un grande studioso dell'antifascismo e scrittore, giornalista come Luca Casarotti, ma soprattutto abbiamo con noi, per poter parlare di questo magnifico libro che è La farina dei partigiani, due autori, Piero Curic e Andrei Marini. Piero è un giornalista, studioso, scrittore, storico, che ha a suo attivo numerosi titoli, adesso molto, direi così, anche forgiato sulla cultura delle sue terre, del Triestino, direi così. Mentre Andrei Marini è praticamente il nume tutelare, il deus ex machina di questo libro, avendo preso la storia della sua famiglia e la sua propria personale, e come dice il titolo della Farina dei Partigiani, rappresentato in forma narrativa una saga proletaria lunga un secolo. Due cose faranno parte di questo incontro, o perlomeno di quello che io spero. La conoscenza della parte umana, della storia, delle storie, anzi direi quella che potremmo definire con la S minuscola, ma che sono quelle che poi vivificano, danno sapore e rendono umanamente impareggiabile la storia, quella con la S maiuscola, che tante volte invece è parecchio fastidiosa e disgraziata. Comincerei con un aneddoto. Comincerei a chiedere a Piero, che è colui che ha reso possibile fisicamente, cioè la scrittura ha reso palpabile, come è nata l'idea di questo libro, perché Andrei fa un altro mestiere, non è uno scrittore, è l'anima di questo libro, c'è poco da fare, anzi ho con piacere ho letto che c'è un capitolo di cui si è occupato lui, si è voluto occupare personalmente lui. Ma vedremo durante il discorso della nostra chiacchierata. Piero, raccontaci come è partito questo La farina dei partigiani. Magari poi io girerei anche la stessa domanda a Andrei. Comunque tutto parte da una casualmente. Io oltre a fare, premetto che non sono giornalista, Sì, quindi sono storico e sono storico, musicista storico. invece. Da musicista mi sono trovato con il mio trio. Si chiama Etnoploch, che è tutto un programma perché Ploch in dialetto triestino significa pozzanghera, dunque una pozzanghera etnica. E siamo stati invitati nel locale dove allora Andrei lavorava e faceva il cuoco. Insomma, diciamo, affascinato da quella che era la nostra musica, che vuole essere tutto un insieme di musica etnica che arriva da un po' tutto il mondo, e siamo andati a suonare in questo locale e, come capita sempre dalle nostre parti, alla fine ci si mette a tavolo con ricche di bagioni di vino, e è capitato che praticamente mi ha raccontato la storia della sua famiglia, una famiglia di, boh, penso si possa dire, di cantierini, di lavoratori cantiere, più generazioni di lavoratori di cantiere, e Andrei è anche un ottimo narratore, per cui ha cominciato a raccontare appunto quelle che erano le caratteristiche, alcuni aneddoti anche sia della storia di suo nonno, addirittura del bisnonno, poi le cose
nel libro diventavano troppo dilatate, per cui ho deciso di concentrarmi solamente su tre generazioni: il nonno di Andrei, il papà di Andrei e Andrei stesso. E ha cominciato a raccontarmi questa storia e mi sono reso conto che era una storia estremamente significativa, che copriva tutto il XX secolo e che copriva quelli che sono stati gli avvenimenti più importanti del XX secolo in queste zone. Premetto che il libro non parte da Trieste, ma parte dalla Bisiacaria, che è la zona che sta in mezzo tra Trieste e Friuli, praticamente la zona che sta in mezzo ai due fiumi, Altimavo da una parte ad est e Alisonzo ad ovest. È una zona che è poco conosciuta, anche a livello regionale, e infatti diciamo che i bisiacchi sono considerati triestini dai friulani e friulani dai triestini, per cui sono nascosti, insomma, in questo angolo di paradiso che troviamo appunto in mezzo tra i due fiumi. E la famiglia di Andrei copriva appunto tutti gli avvenimenti di questo territorio poco conosciuto, però estremamente significativo. Scrivo nell'introduzione che è un territorio che ha conosciuto dallo sfollamento durante la Prima Guerra Mondiale, perché Lisonzo è stato il fronte tra Italia e Austria, e dunque c'è stato appunto le persone che abitavano in questa zona sono andate profughe durante la Prima Guerra Mondiale, fino alla strategia della tensione, perché la strage di Peteano è fatta nella Bisiacaria, no? Per cui è attraverso queste tre generazioni copriva perfettamente quella che era la storia di queste zone. Inoltre, siccome si tratta di una famiglia di antifascisti, durante il fascismo e anche in seguito hanno dovuto affrontare tutta una serie di avventure e disavventure, oso dire, di chi apparteneva a questa determinata posizione politica. Per cui il libro poi si è esteso praticamente prima a tutta Europa, il nonno, poi all'America, perché il nonno di Andrei è andato a costruire grattacieli in America perché era stato licenziato in cantiere, e poi ad Andrei stesso, che ha vissuto gran parte della sua vita lavorativa all'estero. E mi sembravano molto interessanti anche i suoi aneddoti lavorativi, perché comunque sono sempre aneddoti di un militante di sinistra. E a questo punto io, abbiamo deciso insieme di mettere nero su bianco. Adesso io passerei la stessa domanda a Andrei, se posso, perché ha da dire anche lui qualcosa su questo. Anzi, Andrei, io te la amplifico ancora. Per chi ci ascolta, il titolo ha un suo preciso significato. Raccontaci poi, dopo che ci hai detto della tua spinta emotiva e umana alla costruzione della storia della tua famiglia, anche perché la farina dei partigiani. Sì, tutto è nato molti, molti anni fa, quando io ho pensato che avrei dovuto scrivere della storia dei miei nonni e dei miei genitori, ma doveva essere un qualcosa di molto più modesto, che era mia intenzione lasciare a mio figlio e che a sua volta lui lo lasciasse ai suoi figli. Invece, quando abbiamo cominciato a parlare con Piero mi ha detto: ma scriviamo un libro, cosa vuoi scrivere una lettera a tuo figlio? E da lì è partito un po' tutto, da lì siamo partiti. Abbiamo comprato un registratore, abbiamo cominciato a trovarci in giro qui attorno e abbiamo cominciato a parlare. Con una boccia di vino davanti, sono sicuro, che slega la lingua, è vero? Esatto, perché favorisce anche il dialogo. La conversazione. Conviviale, tutto diventa anche più facile e più allegro. Per quanto riguarda la scelta del titolo, sul quale io ho molto insistito, deriva da un racconto che mi fece mia nonna. Mio nonno era già morto, mio nonno morì che io avevo 8 anni, e io vivevo assieme ai miei nonni. Quindi tutti gli input più grossi, oltretutto, a parte mia madre e mio padre, ma anche i miei nonni, mi hanno raccontato tantissimo.
perché è un episodio, dal momento che casa nostra era un po' una base per la resistenza, nel senso che mio nonno aveva costruito tutta una serie di nascondigli nella casa, di botole in cantina, che poi io, quando ho ristrutturato la casa, le ho trovate tutte queste botole. E durante, adesso con precisione non lo so se era un bombardamento o se c'erano pattuglie di tedeschi che giravano per Monfalcone, un camion pieno di sacchi di farina che doveva andare su in montagna, doveva essere per i partigiani, si fermò invece a casa nostra durante la notte, e in grande velocità questo camion fu scaricato e messo in una stanza che era piena di sacchi di farina, perché poi questa stanza divenne la mia stanza e in seguito divenne la stanza di mio figlio, per cui c'è proprio tutta una cosa così. E niente, questo era ovviamente, era già il 45, adesso non so esattamente in che mese, ma pochi mesi prima della liberazione. E un giorno mia nonna, andando a vedere questa stanza, vide un sacco di farina rotto e da terra tirò su un chilo di farina e fece del pane, perché non c'era pane, non c'era farina, non c'era niente. E quando mio nonno arrivò a casa e sentì questo profumo, questo odore, si arrabbiò moltissimo. E dice: cosa hai fatto? Cos'è? Mi dice: Piero, era per terra questa farina, io ho fatto un po' di pane per noi, per i nostri figli, per i ragazzi. E mio nonno si arrabbiò, dice: questa non la devi toccare, perché questa è la farina dei partigiani. E da lì parte il titolo del libro. Poi è descritto anche nel libro stesso, insomma. Nel libro è un momento molto toccante e molto anche intenso dal punto di vista sociale, oserei dire. E infatti qua mi fa partire una prima domanda, che prima di chiedere alcuni commenti anche a Luca, vorrei farvi anche questa domanda, ma anche a Luca come conoscitore, studioso dell'antifascismo. Questo episodio così toccante, così comunitario, ci si preoccupa. La domanda che mi ha fatto sorgere la narrazione di questo episodio è: che cos'è? Solo la guerra, la rivoluzione, l'antifascismo che fanno riscoprire la solidarietà? Sono queste che hanno dato un certo valore alla cultura diffusa e popolare? Perché oggi di solidarietà non è che se ne veda tanto, pur essendo in una situazione estrema come quella di una pandemia. Io vedo ben poco che possa dirmi: ok, siamo una società, alle nostre spalle c'è la polis. Ecco, io tutta questa grande portato emotivo di essere anche per gli altri la trovo solo in libri come La farina dei partigiani, che mi raccontano il nostro passato, la vita del mio nonno come del tuo, la storia dell'antifascismo, ecco, la vita com'è contemporanea ha una qualità di egocentrismo che in questo libro è totalmente assente. È da qua che viene la storia, secondo me, della nostra gente, non in questo uso così disinvolto e disinteressato, per esempio, dei media. È un argomento che, secondo me, un libro come questo, che ha appunto la miscela del portato storico assieme a quello emotivo, del fatto che maledizione, siamo umani, dovremmo restarlo. Ecco, questo per me è uno dei grandi valori del libro. Vi chiedo un pensiero, e anche a Luca, come è entrato lui nella lettura di questo libro. Piero? Io parlo a Luca? Andate, free. Piero, no, comincia tu. Io penso innanzitutto che paradossalmente, quando c'è stato il fascismo, la resistenza, in realtà, nonostante fosse un periodo di estrema repressione, però ci fosse un tessuto sociale, una consapevolezza della propria appartenenza di classe, e questo dava sicuramente una forte coesione a chi contestava, a chi
non si identificava nella quello che era la forma paese, e dava anche l'idea di poter in qualche modo rischiare, però di avere un appoggio dietro al sé. Si rischiava la vita, c'è poco da fare, però si era in qualche modo, c'era questa solidarietà, e secondo me è una solidarietà di classe, c'è poco da fare, e questo ti permetteva anche di fare determinate scelte che in cui rischiavi tutto, ma sapevi di poter avere posso definire un paracadute sociale, c'era la possibilità di contare su qualcuno. Invece nella società in cui ci troviamo adesso, questo paracadute sociale non c'è, perché la solidarietà di classe è completamente sfumata, andata. Non c'è più la percezione, non sappiamo neanche più definirci. Sicuramente il nonno e il papà di Andrei e Andrei stesso, credo, mi arrogo il diritto di dire quello che pensavi. All'epoca penso che non c'era alcun dubbio sul definirsi classe proletaria, classe operaia, no? E invece noi ormai nella società liquida di Bauman non sappiamo più cosa siamo. Io non ho mai saputo definirmi, non ho mai capito se sono un proletario, se sono un piccolo borghese, non ho una collocazione sociale così chiara che mi permette di avere la solidarietà e la comprensione anche di quelli che mi somigliano, no? Per cui in un contesto del genere, addirittura, non so, la multa di 400 euro se sgarri il lockdown diventa una tragedia. Poi viene da ridere pensando che invece chi si metteva a fare partigiano rischiava 400 euro di multa, rischiava la vita. Sì. Dunque, secondo me, in realtà si rischiava tanto, tanto, tanto di più, però con una forte idea di gruppo che c'era, una forte idea di solidarietà, io direi addirittura, visto quali sono le dinamiche appunto narrate nel libro, di famiglia allargata, una famiglia che era proletariato stesso, no? Non so, questa è l'idea che mi sono fatto quel tempo, se volete intervenire voi. Mi piacerebbe sapere da Luca, che è anche e soprattutto uno studioso, ho letto i suoi articoli su Jacobin, è scomparso in qualche modo. Quello che dice Piero è fondamentale. E è inattuale questo libro, oppure ci parla di qualcosa al quale non possiamo rinunciare, che dobbiamo riscoprire e riportare in primo piano? Allora, è inattuale, ma è inattuale proprio in senso tecnico, nel senso nicciano dell'aggettivo. Quindi ci parla di un'esperienza che non è, che però agisce nel profondo, adesso pecco un po' di psicologismo, ma agisce nel profondo della nostra coscienza. E io penso che un libro come questo, un altro libro che è gemello, per certi versi, a quello di Piero e Andrei, sempre uscito per Quinto Tipo, cioè Una cosa oscura senza pregio di Andrea Olivieri, ci sono anche dei personaggi in comune tra questi due libri. Libri come questi, narrazioni come queste, se posso dire la mia personale speranza, è che agiscano come riattivatori di una coscienza di classe, che poi quello di, se non vogliamo metterli in termini psicologici, diciamo più banalmente e più oggettivamente, di una coesione di classe. Che,
che obiettivamente è molto più labile rispetto al tempo della resistenza, ai 20 mesi della resistenza, ma anche rispetto al tempo che ha preceduto e che ha in qualche modo preparato i 20 mesi della resistenza, perché la solidarietà di classe di cui si parla nel libro è una solidarietà che affonda le sue radici molto più indietro, vorrei dire agli albori del movimento socialista, che un po' quella vicenda attraversa tutta con le sue scissioni, con la scelta comunista che la famiglia Fontanot persegue, scelta che è anche descritta alla fine del libro, l'ultima scena del libro è molto toccante, ora non la spoiler ovviamente, ma è molto toccante, è anche un'incursione nel fantastico se vogliamo. Però la genealogia è quella della solidarietà operaia, di una coscienza di essere l'aristocrazia della classe, è questo. Poi magari ci torno quando commento un po' più a fondo il libro. Un'altra cosa che vorrei dire, però dal punto di vista contenutistico, innanzitutto ci tengo a premettere che io non sono un contemporaneista, non sono neanche un historikos, non sono uno storico, sono uno storico del diritto, quindi sono uno storico specialistico, uno storico settoriale, quindi quello che io faccio rispetto all'antifascismo lo faccio anzitutto come militante, con un occhio di riguardo alla storiografia, ma io sono un attivista. Da questa posizione io dico che nel libro di Piero e di Andrei emerge molto con forza quella componente della lotta di liberazione che è forse la più oscurata, anzi senza dubbio è la più oscurata nel discorso pubblico dominante attorno alla resistenza, cioè la guerra di classe. Quest'anno sono 30 anni dalla pubblicazione di Una guerra civile di Pavone. Pavone, come sappiamo tutti, faceva descriveva questa tricotomia, no? Diceva che la guerra di liberazione è stata al contempo una guerra di classe, una guerra patriottica e una guerra di liberazione dall'invasore straniero, dall'invasore nazista. Ecco. Allora, se dovessimo prendere questa come lente di osservazione di come appare nel discorso pubblico, mediatico, politico, istituzionale la resistenza, dovremmo dire che di quelle tre componenti la più presente è anche quella che personalmente, non credo di essere l'unico, mi interessa di meno, cioè quella patriottica, anche se poi bisognerebbe fare un discorso molto lungo su che cosa i partigiani e le varie componenti della resistenza intendevano per guerra patriottica, così come bisognerebbe fare anche un discorso molto lungo sulla dimensione civile della guerra di liberazione. Fatto sta che la componente sicuramente più esaltata è quella patriottica, mentre si fa di tutto per mettere in ombra gli altri due angolature, le altre due prospettive dalle quali il fenomeno resistenziale può essere osservato. La componente civile viene sacrificata in nome della memoria condivisa e in questo senso il libro è proprio un antidoto potente, perché l'odio per i fascisti è trasparente non è individuazione del nemico soltanto nel tedesco invasore, dove tedesco ovviamente è una metonimia, cioè indica i nazisti. I tedeschi non erano nemici in quanto tali, ma lo erano in quanto nazisti. Il nemico è anche il nemico interno, il nemico è il fascista italiano, il repubblichino, il collaborazionista. Mentre dagli anni 90 ad oggi noi sappiamo molto bene che in virtù dell'idea balzana della pacificazione nazionale questa dimensione è completamente offuscata, per non parlare di quella di classe.
che già un po', se vogliamo, era stata messa in secondo piano dal Partito Nuovo di Togliatti, già al tempo della Resistenza. Quindi, diciamo, tutto il discorso attorno al tricolore quasi faceva perdere la connotazione di classe della lotta di liberazione. Ma vorrei dire, riallacciandomi a una delle vicende che vengono trattate nel libro, con particolare enfasi dalla svolta della Bolognini in avanti, la dimensione di classe è diventata un tabù anche per chi si dice, proclama se stesso, individua se stesso all'interno di una genealogia antifascista, ma in qualche modo ha una reticenza a parlare del fatto che la guerra di liberazione è stata anche una guerra di classe con una prospettiva rivoluzionaria molto precisa che nel libro emerge, vorrei dire, in maniera molto potente. Posso inserirmi un attimo? Perché hai detto delle cose molto importanti e che danno tanti spunti di discussione. Però mi fermerei un attimo. Prima di riprendere a parlare di che cosa il libro è, e credo che questo possa interessare anche non solo gli ascoltatori, ma anche l'editore che i libri li fa, so che tu avevi a piacere di descrivere, di parlare anche di come il libro è, come è stato fatto, come è stato impostata la scrittura e l'elaborazione della storia, i flashback, i flash forward. Ovviamente questa domanda è anche a chi il libro l'ha scritto fisicamente, però so che tu avevi piacere di fare notare come anche le modalità con cui il libro è stato scritto hanno una forte attrattiva per chi legge, non solo l'argomento di serie A, che lo è a tutti gli effetti e che stimola tante riflessioni, ma che dopo riprenderò. Però facciamo anche un accenno anche al fatto che questo è un libro prismatico, pieno di sfaccettature e di modi di intendere la scrittura diversi, molto interessanti. Sì, io penso veramente che in questo libro, ma la considerazione si può tranquillamente estendere a tutta la collana Quinto Tipo, il metodo sia importante tanto quanto il contenuto. Allora, ci sono secondo me una serie di strumenti che Piero mette in campo e lo fa al servizio del racconto. Cioè, qui l'uso della tecnica non è una esibizione virtuosistica, ma serve a scopi narrativi molto precisi. Allora, adesso cerco di andare veloce e di dire le cose che secondo me sono più rilevanti e che, diciamo, fanno di questo libro quello che è, cioè un oggetto narrativo non identificato. Allora, innanzitutto, una questione di metodo generale è questa, che Piero nell'avvertenza dice questo non è un libro di storia. Allora, un libro di storia nel senso che non ha i tratti esteriori della monografia scientifica, però sicuramente una narrazione. Ora, che i libri di storia siano narrazioni non è ormai più possibile metterlo in dubbio, lo sono sempre stati e vorrei dire dagli studi che ha fatto Carlo Ginzburg, soprattutto quelli che ha cominciato a raccogliere in volume dalla fine degli anni 90, la dimensione narrativa del fare storia è emersa, vorrei dire, è stata dimostrata in maniera pressoché definitiva. Bisogna intendersi però sul cosa significa narrazione, perché, diciamo, chi segue il dibattito attorno agli oggetti narrativi non identificati sa molto bene che non basta raccontare una storia perché
si possa dire che la narrazione è utile al fare storia. Voglio dire questo, che dipende da come la tua narrazione si rapporta rispetto ai fatti e rispetto soprattutto alle fonti. E dipende quanto ciò che di inventato c'è nella storia sia rispettoso delle fonti. Qual è l'idolo polemico? Ovviamente è tutta quella produzione di Pansa e di Epigoni che iniettano fortissime dosi di invenzione nella loro narrazione, ma non lo dichiarano, o lo dichiarano in maniera molto reticente, così che quei libri, che poi casualmente sono anche quelli che più denigrano l'epopea della Resistenza e che riescono nell'intento soprattutto perché hanno un battage mediatico e un successo di vendite enorme, ecco, quei libri non sono trasparenti per il lettore, cioè non dichiarano che tipo di operazione stanno compiendo, cosa che invece qui Piero fa in maniera scoperta. Diciamo, lo fa, come spesso accade negli oggetti narrativi non identificati, con una parte conclusiva del libro in cui vengono svelati i congegni narrativi che si utilizzano. E Piero molto puntualmente segnala cos'è frutto di fiction creativa e cos'è invece desunto direttamente dalle fonti, così che il lettore di volta in volta sa se si trova di fronte ad un'operazione di invenzione, operazione di invenzione che comunque si mantiene fedele alle fonti, non le trascende, e oppure se si trova davanti invece ad una digressione, ad un excursus di carattere più propriamente saggistico. Quindi questo è un punto che va fissato. Cioè, qui l'operazione che viene compiuta è onesta nei confronti del lettore. Quindi è utile questo modo di scrivere libri che non sono libri di storia, ma che si rapportano direttamente con la storia? La risposta è che è utile nel momento in cui l'autore è trasparente nei suoi intenti. Questo è un punto. L'altra, diciamo, altre tre cose secondo me sono fondamentali da dire sul metodo. Dunque, questo libro, diciamo, pur non essendo un libro di storia, fa storiografia in un modo laterale, obliquo, sghembo. Lo dico soprattutto rispetto alle scene corali, le riunioni a casa Fontanot, per esempio, oppure le riunioni delle sezioni del PC, della Bisiacaria, che vengono raccontate di volta in volta. Allora, qui, diciamo, le scene corali non sono soltanto piacevoli dal punto di vista del racconto, ma hanno anche una funzione esplicativa, descrittiva molto precisa, cioè far capire quali erano le inquietudini che agitavano la base epicista dopo la liberazione. Allora, Piero avrebbe potuto raccontare la stessa storia in maniera saggistica, e quindi avrebbe potuto, per esempio, dire qualcosa come nelle sezioni del PC del Friuli e della Valencia Giulia un dibattito molto intenso riguardava l'opportunità di rimanere in zona italiana oppure di andare in Jugoslavia a costruire il socialismo, e su questo si gioca la fedeltà o meno alla linea del partito. Quindi avrebbe potuto dirlo in maniera impersonale, invece lui sceglie
scegli, di con le note a piedi pagina, le fonti, i rimandi alla biblioteca del Puli. Fa un altro lavoro che è ugualmente fedele alle fonti, ma che ovviamente, diciamo, ha un appeal molto maggiore, perché lui mette in scena come se fosse veramente un coro, e lascia che siano i suoi stessi personaggi a descrivere quei diversi orientamenti, quella discussione che inquietava i dirigenti del partito, e lo fa in modo anche, diciamo, anche letterariamente molto vivido. Per esempio, una cosa molto importante, secondo me, di questo libro è l'uso della lingua. Perché noi siamo abituati, e proprio il lavoro di Piero, ci ha fatto prendere dimestichezza con questa dimensione. Conosciamo il confine alto-adriatico per essere una zona mistilingue. Ecco, il fatto che sia una zona multiculturale mistilingue è restituito perfettamente dalla lingua del libro, perché ci sono, si passa dall'uso dell'italiano all'uso di vari dialetti, all'uso di parole tedesche talvolta non tradotte, all'uso di parole slovene, e quindi si chiede al lettore uno sforzo che secondo me è uno sforzo assolutamente giustificato, perché serve, diciamo, a far calare chi legge all'interno di una realtà linguistica che è esattamente la realtà linguistica del lettore in cui il racconto è ambientato. No? Poi, viene messo in scena il fronte della Prima Guerra Mondiale, quindi ovviamente c'entrano anche i russi. Allora ci sono i piccoli inserti in russo, piccolissimi, minime frasi, che però danno un'idea molto vivida della scena raccontata. Poi un'altra cosa, secondo me, importantissima, poi magari mi fermo e riprendo più avanti, in modo che parlino anche Piero e Andrei, un'altra cosa diciamo che forse getta un ponte tra gli oggetti narrativi non identificati, un altro filone narrativo che Alegre sta coltivando, cioè quello delle narrazioni working class, è l'uso del lessico, perché abbiamo detto la famiglia Fontanot Marini Romano è una famiglia che è conscia della propria appartenenza all'aristocrazia operaia cantierina molfanconese, questo trova si riflette perfettamente nell'uso del lessico. In tutte le scene di ambientazione cantieristica, sia quelle che si svolgono in Italia al cantiere di Monfalcone, sia quelle che si svolgono all'estero quando il libro segue le peregrinazioni di Andrei, proprio sono marcate da questo lessico specialistico tecnico che è padronanza, che padroneggia la classe operaia che si misura direttamente con il lavoro, e che quindi, diciamo, se vogliamo riprendere la riflessione che faceva Alberto Prunetti su questo specifico punto, quando l'intellettuale va in ferramenta, automaticamente la sua ricchezza lessicale viene annullata dal fatto di non sapere niente del lessico tecnico della metalmeccanica, mentre invece dal fondamenta il metalmeccanico si trova perfettamente a suo agio, perché si parla, c'è una comunanza di lingua. Ecco, questa lingua tecnica, le rivettature, l'uso delle varie macchine che servono, particolare, diciamo, qui si parla di edificazione e costruzione di navi e poi di costruzione di infrastrutture, ecco, tutto questo aspetto della narrazione è reso con un lessico tecnico estremamente preciso, e non è un caso che Andrei abbia steso il capitolo panamense di questo libro. La sua conoscenza tecnica è perfettamente, diciamo, calata dentro al libro, dentro la narrazione, e serve anche questo, secondo me, come strumento per rendere la vividezza del racconto, per far capire che non è un terzo estraneo che racconta la saga del Fontanot, ma è un racconto che proviene dall'interno
con tutte le diciamo con tutte le piegature linguistiche che l'essere una famiglia operaia di Siaca comporta. Quindi diciamo, se c'è una cosa che differenzia un libro di storia diciamo universitario, accademico, scientifico da questo tipo di narrazione è anche questo uso molto consapevole, molto sperimentale della lingua. Bene, io credo che Luca ci abbia dato una precisa descrizione del colore di questo libro, perché è veramente la costruzione del libro con queste sfumature, sfaccettature di cui Luca ha parlato è, credo, uno dei fattori portanti. Però con Andrei e Piero vorrei tornare un attimo alla sostanza del libro, con una domanda che vi faccio sia da persone che hanno sperimentato sulla propria persona la vita della sinistra in Italia e che come autori di questo libro. Anche Andrei in particolare, che ho visto che è politicamente scorretto, che fuma in diretta, quindi questa è perfetta, la domanda che voglio fare io è perfetta per un politicamente scorretto. Io ho avuto un po' una certa impressione leggendo nella progressione degli avvenimenti, partendo da un avvenimento così lontano come la resistenza, la lotta fisica, rischiando la vita, come diceva Piero, contro il fascismo e il nazismo, e arrivando con la diluizione della ideologia alle esperienze di Andrei a Marini, con i giovani comunisti, eccetera, arrivando a questo qua, ma partendo anche dalla migrazione negli USA, poi è un ritorno con delusione. Il tentativo di creare il socialismo in Jugoslavia è un ritorno con delusione. Io a un certo punto ho un po' vissuto questa sensazione qua, ma la storia della sinistra italiana è una storia della progressione verso una delusione definitiva. Se vogliamo, ci ha portato ad avere il PD al governo con la Lega oggi, per cui credo di essermi un po' già risposto. Però, secondo voi, perché questa progressione è così delusiva invece che portare i giovani in piazza a far casino? Lo storico soprattutto, lo chiedo allo storico Piero, ma anche a chi... No, io preferisco passerei la domanda a Andrea, anche perché ha parlato poco. E comunque mi pare interessante perché lui più di noi ha vissuto tutti gli anni travagli della tutti gli anni della, non so come definirla, del percorso della parabola della sinistra, per cui mi interessa che sentire cosa ne pensi a questo frangente, poi magari riprendo io, ecco. Sì, vabbè, ma la storia di noi comunisti del PC è risaputa ed è nota. Da dove io arrivo lo sapete, avete letto il libro, sapete gli input che ho ricevuto nella mia famiglia, i valori, io insisto in questo, non tanto ideologici, ma ideali, etici e morali. È ben chiarito nel libro, è ben chiarito che non si vince con l'ideologia ma con gli ideali, lo dici molto esatto, chiaramente. Esatto. L'ho voluto proprio puntualizzare questo, perché poi alla fine, se andiamo oggi a vedere tutto quello che è successo in questi ultimi 20-30 anni, ci rendiamo conto che se c'è qualcosa che ancora va avanti, che ancora continua, e io lo ritrovo in moltissimi giovani anche, in molti giovani, lo ritrovo, è l'ideale che ci porta avanti, che ci guida anche oggi, anche con i problemi che ci sono oggi. Certamente non esiste più un partito comunista italiano, del quale voglio dire io non mi sono mai vergognato, potevo vergognarmi del socialismo reale dell'Unione Sovietica o degli altri paesi, ma certamente io non mi vergogno del partito comunista italiano e non mi vergogno di dire che sono stato un comunista italiano. Certo, oggi onestamente devo dire che sono anch'io piuttosto confuso, nel senso che da un lato vorrei, come dire, oppormi
parlo della sinistra in questo momento, oppormi a quello che è successo e a quello che sta succedendo, da un lato, ma dall'altro però penso anche che quello che è stato seminato molti anni fa, magari saranno tutti un po' vecchietti come me, ma ci sono ancora, voglio dire, c'è ancora gente. Io ricordo che a Monfalcone ci fu una grossa manifestazione, credo l'anno scorso o due anni fa, delle sardine, e la piazza era piena come non mai. Figurati a Bologna, la piazza è nata con queste sardine. Esatto. E io ho visto molti vecchi compagni che non vedevo più da anni e anni, che erano lì, c'erano tanti giovani e meno male, ma c'erano anche tanti della mia generazione. Avevamo lottato assieme, eravamo iscritti assieme al partito, eravamo dei militanti, abbiamo lavorato, abbiamo fatto dentro ai cantieri navali, ma anche fuori, nella città. E quindi per me queste cose sono quelle che sono il punto fermo, sono le cose che rimangono sempre valide, ancora oggi, perché di fronte, per l'appunto, a questi valori etici e morali, c'è un sacco di gente che le condivide e ci si ritrova. Ora il problema è trovare delle forme nuove, adeguate a quello che stiamo passando oggi, per fare di nuovo politica attiva e per conquistare le persone a queste cose. E non è facile. Per me, e lo dico con sincerità, è quasi impossibile, al di là appunto degli ideali, ma non riesco a dire, vabbè, allora cosa facciamo? Non so cosa dobbiamo fare, non lo so. Vabbè, certamente... Mi hai dato un ottimo destro per shiftare un po' la domanda a Piero, come sì, certo, storico, certo. E come uomo contemporaneo, diciamo così. Certo. Il fatto che si parli nel libro, in qualche modo, tra le righe, con sottovoce, della necessità di una globalizzazione della lotta. Mi ricordo che sono rimasto abbastanza stupito trovando una citazione fantastica di Spike Lee, che mai verrebbe da pensare a uno che legge un libro come La farina dei partigiani di incontrare a pagina 400 e rotti anche Spike Lee. È proprio questo che vorrei cambiare un po' di qualità la domanda per Piero. Oggi non si va più in montagna con i fucili a sparare ai fascisti. Questo non si può fare, non ha senso, è fuori dalla logica. Ma la parola che ha usato prima Luca, militanza, può essere solo derivata e diretta ai media? Perché è di questo che parliamo. Noi quattro siamo qua, riusciamo a parlare da distante e spero riusciamo a parlare a tante persone che ci ascoltano, a tante persone che spero poi vadano in libreria a comprare il libro, stimolati dalle nostre chiacchiere. Ma può essere la militanza contemporanea assolutamente collegata ai media, così che già il potere dei media lo conosciamo da tanto tempo, descritto da tanti, e soprattutto lo hanno conosciuto quelli che lo hanno manipolato per bene per una ventina d'anni, abbiamo avuto un grande manipolatore, ma possiamo noi utilizzare questi stessi media per dire dai ragazzi, mettetecela tutta, facciamo militanza anche senza il fucile, senza andare in montagna? Domanda difficilissima, devo dire. Sì, difficile, è più bella così. Allora, premesso che io sono uno storico, non sono un preveggente purtroppo, non riesco a... Ecco, scrivendo questo libro, forse è venuto fuori un mio profondo pessimismo, invece la citazione di Spike Lee, la citazione più moderna è di Andre, non è mia. Sì. Andrea ha insistito più volte e ha fatto benissimo per concludere il romanzo con l'oggetto narrativo non identificato, chiamiamo così il libro, e con un suo capitolo. È un suo capitolo che è una sua riflessione, peraltro che io condivido in pieno, in cui è citato Gramsci, lui aveva messo solo un pezzettino e ho voluto mettere la citazione, è citato Spike Lee, è una citazione piena di fiducia nel futuro, è una,
la fiducia che io invidio ad Andre, perché io in realtà sono molto più sfiduciato. Mi piacerebbe tanto dire che si può fare la rivoluzione, ma ci si può reincontrare grazie ai media, che ci si può fare massa ideale attraverso i media, ma temo che in realtà i social network le cose siano già sotto un ferro, per cui credo che al momento in cui si possano rivelare pericolosi per chi detiene le fili dell'economia, penso che si fa molto prima a cancellare la possibilità di utilizzare internet e i social media come strumento di opposizione rispetto a cancellare una piazza. Io credo molto nella massa fisica, devo dire. Io credo che la resistenza ha vinto perché le persone si mettevano in discussione e scommettevano tutto sulla propria persona fisica. E temo che sui social network, che i media, i social network quali non siano la stessa cosa. Io credo che una dittatura caschi attraverso le manifestazioni di piazza, non può cadere attraverso il click sul mouse o sulla tastiera, non è la stessa forza, è una forza virtuale. E quello di cui sono convinto come storico è che tutta la storia è fatta di rapporti di forza molto, molto duri, contrapposizioni, chiaramente anche negoziazioni e trattative, però sempre con dietro una forza fisica, sempre con dietro, scusatemi il termine, però senza culo per chi detiene il potere. E credo che le attuali tecnologie depotenzino quest'arma. Dunque, personalmente sono molto, molto pessimista sull'utilizzo dei media per cambiare effettivamente la situazione. Credo che sì, i media possono dare, parlo di internet, dai, in sostanza, possono dare una buona possibilità di informarsi, anche di disinformarsi, però quantomeno di mettere in moto il cervello, una persona che sa dove andare a guardarsi le cose, eccetera, ha la possibilità veramente di spaziare in una maniera enorme, e di informarsi, e di crearsi un'idea, anche originale. Però tutto questo, secondo me, fa parte, e ritorno al discorso di prima, fa parte di un spezzettamento sociale che ci ha portato a non avere più una forza di classe, di categoria, ma essere solamente una massa enorme di individui. E la massa enorme di individui è facilmente controllabile, pilotabile. Schiacciare una formica non ci vuole niente, schiacciare un formicaio che si sta muovendo è una cosa diversa, ma come creare un formicaio quando quando ognuno è rintanato nella sua piccola tana e il formicaio non c'è più, è solo virtuale. È virtuale. Scusatemi il pessimismo. No, perché poi la realtà è questa. Io vorrei solo ricordare che la realtà si cambia in piazza. Le piazze cilene piene contro le leggi liberticide, la gente che mette in campo il proprio corpo in Bielorussia per dire no, basta, hai rotto le palle, vattene. Credo che siano indicazioni precise. Prima di chiedere un commento a forse il più giovane di noi, cioè a Luca, quindi sicuramente più che gestisce molto meglio questo tipo di linguaggi, mi permetterei di leggere questa piccola fenomenale citazione di Spike Lee,
se Andrei e Piero me lo permettete, perché è veramente una bella frase, che forse non è la chiusa ideale, perché dopo la chiusa è la fine del libro, però è molto bella per commentare quello che abbiamo detto finora e per dare un input ancora in più a Luca. Dice Spike Lee: conosciamo la differenza fra giusto e sbagliato. Quando il male ti fissa negli occhi e tu stai zitto, allora significa che stai aiutando il nemico, che è quello che abbiamo detto finora, dobbiamo andare in piazza. Luca. Dunque, Franco, tu riponi male la tua fiducia nella mia capacità di destrarmi nel mondo mediale. Diciamo, mi trovo forse molto più a mio agio nella scrittura estesa e nella conversazione lunga, come un po' la chiacchierata senza delle tempistiche obbligate, come okay. Questa. Voglio provare un po' a tirare le fila del discorso, dei due discorsi che si sono incrociati, quello di Andrei e quello di Piero. Allora, parto dalla questione social network. Allora, social network innanzitutto vanno conosciuti, cioè forse ancora un problema che è un problema sociale generale, che ovviamente finisce, proprio perché è generale, per ripercuotersi anche nello svolgimento della militanza, è il problema dell'alfabetizzazione. Cioè, molto spesso, mi chiedo scusa per la banalizzazione, comunque molto spesso noi non sappiamo veramente che strumento stiamo utilizzando. Quanti di noi conoscono, quanti di noi fanno reverse engineering dell'algoritmo di Facebook? Prego. Quanti di noi... Arabo, per me arabo. Quanti di noi riescono a individuare la facebookizzazione di Twitter? Quanti hanno compreso al volo che a un certo punto Twitter ha deciso di non mostrare più i tweet in ordine cronologico di apparizione, ma filtrandoli attraverso un algoritmo di rilevanza, per cui Twitter ti mostra, come già faceva Facebook da prima, i contenuti che ritiene per te più rilevanti, ma è la piattaforma a operare una selezione. E quindi ci sono dei contenuti che semplicemente scorrendo la home tu non vedi. Ecco, allora, questi meccanismi vanno conosciuti, così come vanno conosciute le tecniche di tracciamento che i giganti dell'high tech utilizzano per schedare i propri utenti. Io uso il termine schedare non a caso. Noi siamo soliti accettare i cookie delle pagine internet o di Facebook senza veramente capire che cosa quei cookie comportano una volta che vengono in contatto con i nostri device. No, quindi, anche se lo sappiamo, diciamo, abbiamo due scelte: o torto collo ci pieghiamo, oppure cerchiamo delle tecnologie alternative, solo che queste tecnologie alternative chiaramente sono, rispetto a Facebook e Twitter, sono elitarie, sono per pochi, almeno al momento. E quindi c'è questo trade-off di cui bisogna un po' tenere conto. Questo per quanto concerne il mezzo. Per quanto concerne il suo utilizzo politico, secondo me noi siamo prigionieri di una, anche qui, di un'ideologia che non abbiamo imposto noi. Cioè,
ci è stato raccontato delle rivoluzioni colorate, per esempio, della fine degli anni zero, inizio degli anni dieci, come le rivoluzioni, o anche ci è stato detto lo stesso per le primavere arabe, questi movimenti ci sono stati descritti come movimenti, come le rivoluzioni dei social network, no? Nel 2009 si parlava dei moti di piazza iraniani come la rivoluzione di Twitter. Ovviamente non è così, questa è una lettura in qualche modo esorcistica che il potere mette in campo per obliterare la dimensione di piazza. Io su questo sono assolutamente d'accordo con tutti voi, cioè è chiaro che per quanto uno possa saper usare bene gli strumenti digitali, io sono dell'idea che gli strumenti vadano utilizzati, consci dei limiti che impongono e cercando quanto possibile di forzarli, ammesso che ci si riesca, ma la prova dei fatti è la prova fisica, la prova della costruzione di un rapporto di forza. E qui, diciamo, arrivo all'altro tema che è quello che un po' prospettava Andrei, cioè io sono d'accordissimo con quello che dice lui. La pulsione dell'ideale dobbiamo cercare di mantenerla viva il più possibile, perché al di là di ogni elaborazione intellettuale che fa sempre seguito, è quello il motore. L'ideale dell'eguaglianza, l'ideale della fine dello sfruttamento, l'ideale, voglio dire, perché anche questo è un ideale, l'ideale della lotta di classe precede ogni presa di posizione emessa appunto teorica, cioè l'ideale precede l'ideologia. L'ideologia è la messa a punto coerente di uno schema di pensiero che ha al suo fondo un valore che noi possiamo tranquillamente chiamare ideale. Ecco, allora diciamo nella politica parlamentare, nella politica partitica, per come adesso ci si presenta, non solo i nostri ideali sono offuscati, ma, e appunto questa è una conseguenza logica, nemmeno, diciamo, essendosi oscurato l'ideale, nemmeno si può parlare di un'ideologia, nel senso che si parla di fine delle ideologie. E tutti noi sappiamo che quest'idea, cioè questo concetto della fine dell'ideologia è a sua volta un concetto ideologico, cioè si parla di fine delle ideologie senza rendersi conto di essere immersi in un'ideologia che possiamo chiamare con l'etichetta che ci aggrada. Io la chiamerei capitalistica / neoliberista. Quindi senz'altro c'è bisogno dell'ideale, di quello che Kenneth Bloch, poi ripreso da Jameson, chiama l'impulso utopico, no? Che per noi è l'impulso del comunismo. Io credo che l'impulso, ho introdotto la frase con un io credo che fa pensare che stia dicendo chissà quale verità rivelata, in realtà è una banalità assurda, però quello che volevo dire è che al di là e oltre il necessario ma non sufficiente impulso ideale, c'è bisogno della costruzione di una teoria che sia coerente con quell'ideale e che questa teoria metta capo ad un'azione. Come chiamare questa concatenazione di concetti? Io la chiamerei semplicemente organizzazione. E quindi a cosa ci serve la storia in questo senso? Beh, ci serve a recuperare dei concetti che probabilmente hanno trovato una loro felice declinazione nel tempo storico, e hanno trovato una coerente messa a punto teorica. Quindi
recuperare le domande leninistiche sulla forma partito, recuperare le categorie marxiste, questo lo si dice nel libro, l'attualità di Marx è un tema che viene che si affaccia a più riprese nel corso del libro. Ecco, per fare questo, per tornare a porci la questione dell'organizzazione, per tornare a porci la questione della critica dell'economia politica, c'è bisogno di storie. Io credo che sia una chiusa impeccabile, cioè la resa fisica, pratica, toccata, è proprio sui polpastrelli di quello che è tutta la parte emozionale di questo libro. C'è bisogno di tutto questo, di quello che... E direi che anche tutti i commenti che sto leggendo sulla parte destra del video sono orientati a questo: bisogna ritrovare l'antifascismo, la solidarietà internazionale, eccetera. Mi permetto di anch'io di chiudere con la parte emotiva, che fa parte della narrazione, certo non della rigida costruzione storica degli avvenimenti. Ovvero sia, il libro finisce firmato da Andrei con la lunga citazione, come diceva Piero, Odio gli indifferenti di Gramsci, e soprattutto con un'immagine che per me, che sono stagionatello e ho comunque dei figli adolescenti, l'immagine che usa Andrei per chiudere il libro: vorrei che tutti i ragazzi, i miei figli e i miei nipoti, vorrei cantare assieme a loro Bella Ciao. Ecco, questo secondo me, al di là dell'analisi che è stata precisa e credo ci abbia dato tantissimi spunti di riflessione e anche motivi per leggere questo libro appassionante, sia la parte emotiva sia fondamentale per capire di cosa volevamo parlare oggi. Io personalmente credo che le cose sostanziali siano state dette e mi è piaciuto il modo in cui ci siamo confrontati, semplice, non troppo elaborato, però siamo stati chiari. Questo secondo me, spero lo condividano anche tutti gli amici e i compagni che ci hanno ascoltato. Vi saluto. E La farina dei partigiani è un libro imperdibile per quanto mi riguarda e quindi... che assolutamente spingerò a tutti i miei amici che hanno una coscienza e una testa sulle spalle, quindi questo è quanto volevo dire. La nostra regista che ne pensa di tutto questo? La nostra oretta abbondante Gaia è passata, eh? Gli amici ringraziano e sono veramente tanti, avete visto? È sempre abbastanza consolante. Beh, forse riusciamo a fare un po' di resistenza anche così. Ecco, perché no? Perché no? Uno è, forse non è come 10, non è come 100, come 1000, come diceva il CE, ma si parte da uno per arrivare a 100.000. Ma infatti una delle... proprio per chiudere, una delle cose che mi è piaciuto anche mettere nel libro, che è un libro scritto su una famiglia di comunista, che però secondo me è molto aperta anche a altre influenze, e purtroppo non ho potuto analizzare tutti i personaggi della famiglia, perché ce ne sono anche alcuni che non erano propriamente dei comunisti. A quanto mi risulta, Tony Panetto piccava un poco più delle parti anarchiche, no? E mi è piaciuto però vedere come i confini tra queste due interpretazioni della sinistra siano comunque osmotici, no? Siano... ci sia comunque un contatto che a me piacerebbe ricostruire anche in tutte quelle che sono le declinazioni della sinistra. Troppe volte vedo compagni che si odiano tra di loro per delle virgole, per delle interpretazioni utili, per delle anche protagonismi che non hanno senso. Bisognerebbe mettere, ecco, forse
essere così individualisti, ma non nel senso di anarchico individualista, di individualisti di netta egoisti, e fare il gioco proprio di chi detiene il potere in questo momento, no? Bisognerebbe cercare di essere meno individui e più gruppo, a prescindere. Bisognerebbe cercare di ricostruire un tessuto della sinistra che metta da parte rancori, rivalità, odi, perché il vero nemico non è tra di noi, il vero nemico è da un'altra parte, e chi tira, chi ci sta, è la finanza mondiale, il capitalismo, il neoliberismo, diciamo quello che vogliamo, però sicuramente appunto noi viviamo da sempre questo dramma di una sinistra che è sempre stata tremendamente frammentata e parlo di molto di seconda internazionale a questo punto. Purtroppo su questo si è sempre giocata la sconfitta della sinistra, il fatto di non riuscire mai a qualizzarsi, a fare un percorso unitario. Infatti uno dei capitoli più entusiasmanti è stato proprio descrivere da Milano, che mi raccontava Andre, che io non ho mai vissuto perché sono nato in quegli anni, dell'Agorà, no? Delle sì. Persone che in piazza, a prescindere in quale punto della sinistra ti collocavi, riuscivi comunque a creare un dialogo. Erano tutti compagni, magari uno era, che so io, di Lotta Continua, un altro era del PC, il terzo Brigate Rosse, il quarto era socialdemocratico, che ne so io, però si riusciva, il quinto era anarchico, però questo riusciva a creare comunque c'era un'idea comune. C'era un'idea comune e c'era un'identificazione del nemico. E secondo me bisognerebbe cercare di ricostruire questo sfilacciamento totale della sinistra per creare un'unica entità, ma neanche un'unica entità, un modo di sentirsi. E ritorno in realtà così alla domanda che mi hai fatto prima. Chiuso con una idea pessimista adesso, so che questa sarebbe la soluzione, non so come attuarla. Bene, altri commenti da parte vostra? Se no direi a Gaia che, a mio avviso, la nostra conversazione, che è stata molto creativa e per tanti versi io l'ho apprezzata. Ho apprezzato moltissimo la competenza tecnica di Luca nel descrivere i meccanismi di come un evento che noi interpretiamo ideologicamente, politicamente, venga anche da più lontano. Andrei ha portato tutta la sua storia e quindi è quello che ha avuto il gioco più facile. Sei tu che hai vissuto questo libro in prima persona. E a Piero il grande compito di costruire una struttura ben formalmente impeccabile è riuscita perfettamente. È quello che dicono anche nei commenti qua a fianco tutti gli amici che ci hanno voluto seguire, e quindi io direi che miglior chiusa non ci potrebbe essere. Bene. Non so cosa dobbiamo fare.